Disinstallare TikTok entro e non oltre il 15 marzo. La data è tassativa. La Commissione europea lo ha chiesto via mail a tutti i dipendenti per motivi di sicurezza informatica. L'applicazione permette infatti di pubblicare dal cellulare brevi video, magari corredati di musica, spesso ironici o buffi, ma questa è solo la punta dell'iceberg. In realtà, attraverso queste app, transitano dati personali ed informazioni riservate. La Commissione europea è un'istituzione, ha spiegato il responsabile a Bruxelles per il mercato interno Thierry Breton. Siamo estremamente attenti a proteggere i nostri dati e per questo abbiamo preso questa decisione. Il colosso cinese dei video ha deplorato il provvedimento, definendolo sbagliato e basato su pregiudizi, ma da Bruxelles la portavoce Sonia Gospodinova ha rincarato. La misura è volta a proteggere la Commissione europea contro minacce ed attacchi alla cybersicurezza. A chi non cancellerà TikTok dai propri cellulari aziendali e personali saranno sospesi i servizi di email e Skype for Business dell'istituzione.